Benvenuti o bentornati cari amici, io sono il vostro Mike Shadow e oggi andremo a provare, non so, nel Brenta, il castello. Vai con la sigla. Ed eccoci tornati cari amici, come detto in precedenza, oggi andremo a provare, non so, nel Brenta, la novità di settembre, il castello. Andiamo intanto a dire un attimino cosa troviamo in questa box della nostra Brenta. Due sigari, andiamo ad aprire la box in questo caso. Due sigari troncoconici in questo caso, come potete vedere, cari amici. Ve li faccio vedere da vicino. Due sigari troncoconici, molto molto generosi in questo caso. Andiamo a metterne via uno, cari amici. Andiamo a provare i sentori a crudo. Gli aromi, aromi a crudo, leggermente tostati, e anche una leggera nota di note erbacee in questo caso. Cari amici, io direi che possiamo andarlo ad accendere in questo caso, ma come sempre andiamo a provare il tiraggio a crudo. Tiraggio perfetto, direi che possiamo andarlo ad accendere, cari amici. Nel frattempo vi racconto le caratteristiche tecniche di questo castello, l'ultima uscita dell'Antonio del Brenta in questo caso. Allora, abbiamo una fascia e sottofascia nostrano del Brenta e un ripieno, un blend di tabacchi apicali da invecchiato dai 3 ai 5 anni, in questo caso. E poi, in questo caso, cari amici, abbiamo anche un doppio ciclo di fermentazione in questo caso, anzi maturazione in questo caso, per questo castello, cari amici. Andiamo a tostare bene il braciere e direi che siamo pronti per andarlo a provare. Novità di settembre, non sarebbe niente il castello. Non vi ho detto il prezzo 6 euro per questo box, quindi 3 euro cada uno. Andiamo a provarlo. Molto interessante. Come vedete anche i puff molto generosi, fanno sempre piacere. Molto molto interessante. Note tostate che si fanno sentire sicuramente, e anche leggere note di cacao amaro. Molto interessante. Cari amici, come sempre vi lascio al mio timelapse, ci rivediamo dopo per le conclusioni finali. A dopo. Ed eccoci tornati, cari amici, veniamo alle conclusioni di questo castello della nostra Brenta. Allora, per prima cosa veniamo alla costruzione, alla fruizione di questo castello. Posso dire tranquillamente, sì che l'ho fatto bene, chiaramente fatto a mano, prima non l'ho detto, ve lo ricordo come sempre, la nostra Brenta fa interamente a mano i sigari. Quindi, sì che ho costruito alla perfezione, come potete vedere anche da vicino, una bella cenere, bella compatta. Anche abbastanza bianca, direi, un bianco perlaceo misto un grigio antracite di mezzo, devo dire molto soddisfacente. Anche i puff, come avete potuto vedere, molto soddisfacenti. Tiraggio perfetto. E direi che questa uscita della zona Brenta, come a livello di costruzione, impeccabile assolutamente. Veniamo invece alla parte aromatica e dei sentori, cari amici. Allora, veniamo per prima cosa, sentori. Affumicati e anche leggermente tostati, però a mio parere un po' troppo deboli e un po' troppo incostanti questo castello. Anche un accompagnamento di amarezza durante tutta la fumata importante in questo caso. Inizialmente il sigaro, il castello in questo caso, note dolciastre che mi ha dato un po' fastidio i primi 10 minuti soprattutto.
Poi durante il corso della fumata, che si attesta all'incirca sui 30 minuti, il sigaro è risultato abbastanza amaro, il dolciastro si è fatto da parte, e si hanno avuto pochi aromi, in questo caso anche pochi sentori, al palato anche abbastanza noioso, a mio modo di vedere, non mi ha soddisfatto come i precedenti Nostrand Brent ha fumato in passato. Diciamo un'uscita che mi ha un po', diciamo, non mi ha soddisfatto appieno, sono un po' indeciso se consigliarvelo o meno, cari amici, perché anche dopo i 10 minuti passati, la restante fumata risulta solo note, diciamo, amare, e questo secondo me ha un po' coperto tutti gli aromi che non sono veramente abitualmente ci ha abituato, no? Durante tutte le fumate, quindi amici, vi lascio a voi le conclusioni quando lo proverete. In questo caso vi posso dire, lo posso consigliare se avete piacere appunto di comunque spendere questi 6 euro per due sigari, come vi ho detto prima, potete anche provarlo, ecco. Questo poi me lo direte qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo castello. Vi faccio vedere anche i puff in questo caso. Ma potete vedere, però sì, un sigaro, diciamo, della nostra mente diverso dagli altri che ero abituato a fumare. Questa amarezza continua e anche una leggera sapidità. Come forza, cari amici, diciamo che una forza nicotinica non eccessiva, direi su 2 punti su 5, non di più, per questo castello. La durata della fumata si attesta in circa sui 30 minuti. Cari amici, ve lo posso consigliare sicuramente di fumarlo dopo un pasto, ecco, comunque un sigaro non troppo impegnativo, però comunque non da sottovalutare a mio avviso, soprattutto per chi ha un deficit su quanto riguarda la nicotina, potrebbe comunque trovare delle difficoltà. Io direi dopo un pasto tranquillamente potete concedervelo. Cari amici, come sempre, ditemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo castello da Nostrand Brenta, e ci vediamo dopo prossima per un altro video. Alla prossima! Ciao!